Ciao ragazzi, benvenuti nel mio primo video che faccio su questo canale dove porterò soltanto giochi Lego. Primo gioco che ci apprestiamo a finire è Lego Movie 2. Allora, io intanto vi racconto mentre c'è tutta questa sorta di caricamento la mia esperienza, ecco, con i giochi Lego. Io ho giocato soltanto a Lego City Undercover ai tempi, nel 2013, quando era uscito insomma per Wii U. Ora è disponibile a tutti dal 2017, se non erro. Meraviglioso! È meraviglioso! È meglio che sto zitto perché sono stonato come una campana. Comunque, chiedete voi, come faccio a conoscere questa canzone se ho giocato soltanto a Lego City Undercover? Avrei dovuto giocare a Lego Movie, no? Beh, perché io ho visto il film. Non ho visto il 2, ho visto soltanto l'1, per cui non so praticamente nulla del 2. Ok, premi un tasto qualsiasi. Allora, puoi modificare le tue scelte dalla schermata opzioni in qualsiasi momento. Teniamola a mente. Sottotitoli. Allora, anche se è doppiato in italiano, io direi in piccolo, ma di attivarli. Tutorial e consigli, sì. E modalità per daltonici, direi di no. A few moments later. Ok, abbiamo attivato il salvataggio automatico. Bene, perché se per qualsiasi motivo non mi dovesse salvare sarebbero bestemmie. Bello, tra l'altro, come è stato pensato il caricamento. Certo, un po' noioso magari. Anche un piccolo minigioco così, come c'è anche in Google quando non carica, avrebbero potuto mettere. Imparando dall'errore fatto in Lego City Undercover, che scusate se faccio sempre riferimento a quel gioco, ma ripeto, è l'unico gioco Lego cui ho giocato. Ma vi dico, per chi ce l'ha lo sa già, i caricamenti erano qualcosa di veramente impensabile. Siamo qui per distruggervi. Poi con quella voce. Cominciamo subito in allegria. No, no, dai, questo no, è cattivo. Stava per gustarsi quel bel croissant. No, questi jumpscare no. Allora. Non avevamo più speranza. Tutto era andato perduto per sempre. Frugammo per recuperare e difendere ciò che era rimasto. La chiamiamo Apocalisseburg. Ecco il nostro Era un Elmet. luogo davvero orribile. C'è In cui i l'Apocalisse, demoni lui lì come se vengono niente divorati fosse, vivi. allegro. Questa nuova vita ci ha resi tutti più coriacei. Lì con i suoi bei 2 caffè. Beh, diciamo quasi Ma cosa tutti. ridi che ti sono Il caduti? totale della città avrebbe messo a repentaglio le abitudini mattutine di Emmett. Lo vedo. Bevuto il suo caffè, decise di venirmi a cercare. Allora, apprestiamoci a vedere i comandi. Ok, così si salta con Occhi X. aperti, potresti incontrare gente in cerca d'aiuto. Chissà, magari ti ricompenseranno. Grazie per il suggerimento. Comunque, dicevo, con X si dovrebbe saltare teoricamente. Ok, sì. Poi percorrere. Ah, non c'è un pulsante preciso per correre, basta andare fino in fondo con l'analogico, se così lo vogliamo chiamare. So che sto andando da tutt'altra parte, non vedo l'indicatore, non sono stupido, ma vorrei cimentarmi nel mondo di gioco con i comandi. Allora, con R2 si mena. Praticamente è come su GTA. Ah, quindi salto ed R2 si fa il salto attacco, se così lo vogliamo definire. E invece L2 non fa niente. Ok. Con R2 che succede? Nulla. Aspettate. Ah, ok, questo con L2 si fa questa specie di capriola, diciamo. Ok, interessante. Doppio salto si può? Ok. Oh, ciao Emmett, cerchi Lucy? L'ho vista entrare in quell'edificio circolare qui vicino. La cosa divertente è che quando ho provato a seguirla, la porta era bloccata da questo aggeggio resistentissimo. Ehi, forse possiamo costruire qualcosa per far saltare la porta. Aiutami a trovare i mattoncini. Dunque, per prima cosa ti serviranno dei mattoncini. Raccogliene qualcuno frantumando gli oggetti che trovi in giro. Ok.
Allora, cominciamo subito in bellezza. Cosa dovrei fare io quindi? Dovrei... Ah, ok. Tre per ognuno di quei mattoncini. Me lo stanno dicendo in tutti i modi, io ci sono arrivato solo ora. Ma vabbè. L'importante è esserci arrivati. Ok, quelli rossi ce li abbiamo, ora quelli addirittura vengono proprio indicati. Ok. E la cosa non mi dispiace, in quanto io a quest'ora mi sarei già perso. Ok, e anche quelli blu li abbiamo presi. Ora, torniamo dalla tipa, una gatta, non so se chiamarla tipa. Dai, dai, a me non me lo dici, stai calmo. Sì, eccellente, Emmet, ora abbiamo tantissimi mattoncini. Ok, dobbiamo costruire. Ecco la pagina co cosa? La pagina costruttore. Puoi usarla per creare qualcosa in grado di sfondare la porta. In che senso la pagina costruttore? No, non dobbiamo. Non è come su Micromanager, mio Dio. Meraviglioso! Ecco la tua pagina costruttore. Puoi Ma usarla anche per realizzare simpatici. nuovi oggetti. Meraviglioso. Ok, ho capito che posso usarla per costruire nuovi oggetti. Come mia madre. Ma intanto costruiamo sta roba. X. Ok, dove la dobbiamo mettere? Io lo metto davanti alla porta. Tanto la dobbiamo distruggere. Fantastico! Con la pagina costruttori potrai costruire un microgestore. Questo l'avevo capito. Ok, e... Ah, 3 quadrati. Ah, praticamente gli faccio sparare specie di raggi. Però mira la porta, per favore. Cioè, lui mira la cavolo. Lei è... Oddio. In quel momento vedemmo qualcosa di Lucy, strano giusto. piombare Sì, giù lo dal so, l'ho cielo. letto. Dovevamo scoprire cosa Ah, fosse non mi veniva. e in fretta. Andiamo a scoprire che cosa è appena accaduto. Cosa? No, veramente? Cosa succede se io premo triangolo? What the fuck? No, vabbè, possiamo usare... Quanti personaggi possiamo usare in tutto? Un'infinità, ragazzi, che bello. Secondo me ci sarà tanto da scoprire in questo gioco. Tanto, tanto open world. Potrei sbagliarmi, eh. Passiamo a Lucy, per adesso. Le abilità penso siano le stesse di Emmet. Penso. Poi magari ognuno avrà le sue abilità, ma ne dubito. Perché io ho aperto la pagina costruttore. Come si esce? Ah, non lo so io. Ok. Ce l'avevo scritto lì, tra l'altro. Questo per farvi notare la mia stupidità. Allora, ma io devo stare con quella roba nelle mani o lo posso togliere? Ok. Cos'è? Un momento, sei tu, Lucy? Ti cercava dappertutto. Dunque, hai capito dove è atterrata quella stella cadente? Se riesci a salire sul punto di osservazione sul cornicione della statua, dovresti riuscire a vedere il luogo dell'impatto. Prendi questi, dovrebbero esserti utili per trovare qualcosa per arrivare lassù. Binocolo scan, ok. Perfetto! Con questi potrai scoprire nuove strutture. Stavo dicendo, praticamente potremmo usarlo come su Lego City Undercover si usava il gamepad, ossia per scannerizzare gli oggetti. Su Lego City Undercover mi sembra fossero i mattoncini. E qui, quindi oggetti a caso. Per cui, teniamo premuto quadrato. Ah, ok, bisogna... Ok. Ottimo lavoro, hai scoperto un trampolino, prova a costruirlo qui, usando la pagina costruttore. Sì, ho provato a fare una voce un po' più realistica. Bene, ora potrai costruire il mio magnifico trampolino. È ora di spiccare il volo. Contenta te. Allora, lo dovremmo costruire qui, quindi a quanto ho capito. Pagina costruttore. Ok. Allora, questo direi di no. Ah, ci servono i mattoncini. Rosa, no? Allora, stiamo calmi. Togli la pagina costruttore, innanzitutto. Ok. Il bene è che ce li avevamo lì. Ce li avevamo segnati lì. Allora, pagina costruttore. Trampolino. Bel lavoro, questo dovrebbe esserti utile per salire sulla statua e raggiungere il punto di osservazione.
chi è quel tizio? Un nemico? Cioè, da come vestito? Penso di sì. Allora, devo costruire un altro trampolino. Anche per forza, sennò come ci arriviamo noi lassù? Ok. Cos'è un extra? Questo sembra prezioso. Assicurati di raccogliere il maggior numero possibile di oggetti di questo tipo. Direi di sì. Sembra che quella cosa, qualunque essa sia, sia caduta vicino al relitto di Brixbook. Vabbè, la mia pronuncia, lasciate perdere. Se vuoi andare a dare uno sguardo, Barbaccio potrebbe farti passare dalla porta. Ok, andiamo a vedere di che si tratta. Se ho capito bene, allora qui penso che non ci bisogna andare. So che sto facendo tutt'altro, ma che colpo, mi è preso un infarto. Pensavo, ah ragazzi, sono qui. Falso allarme, pensavo di essere caduto proprio di sotto e pensavo che avrei dovuto rifarmi tutta la strada. Cosa? Salve, vuoi avventurarti nelle terre desolate? Ti aprirò il cancello, ma stai in guardia, è un luogo pericoloso. Ok, abbiamo guadagnato un altro extra. Ora potrai esplorare le terre desolate e scoprire tutto ciò che c'è da vedere e da fare. Inoltre troverai gente da aiutare, quindi ricorda di esplorare a fondo. Per questo video possiamo lasciarci qui. Noi ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere che cosa ne pensate dell'apertura di questo canale qui sotto nei commenti. Se il video vi fosse piaciuto potete lasciarmi un mi piace. E nulla, noi ci vediamo alla prossima.